Tutti gente, benvenuti questa sera per un nuovo video per la rubrica Warpox. Oggi andremo a vedere in VR Metro Exodus. Buona visione! Una volta che abbiamo avviato Warpox, vi voglio far vedere una cosa. Il profilo qua di Metro Exodus che voi vedete con la scritta blu, questo è un profilo che è stato importato, perché questo qui che è già inserito non me lo fa switchare in VR, non me lo dà con il menu Warpox, quindi sono dovuto andare nella sezione cloud. Qui ci andiamo a cercare un profilo per Metro Exodus e quello che io ho importato è questo qui, Metro Exodus Z3D Steph09. Una volta che ci clicchiamo sopra, facciamo import profilo, ok, e ce lo andiamo a trovare sul local. Una volta che qui facciamo apply close, ci si vede in gioco. Metro Exodus con Warpox. Andiamo a skippare la storia. Basta premere questo grilletto del joystick sinistro e la E. La freccetta che vedete all'interno del menu la potete muovere sia con la testa che con l'analogo destro. Allora, nuova partita. Ok. Ricordo ancora la vita prima della guerra. Ok, ma skippiamo che facciamo subito così. Possiamo passare in full VR, ok? Premendo il menu, come vedete già nel menu di Warpox già ce l'ho impostata, poi abbiamo la modalità immersiva e la cinematografica. Io vado per la full VR. Vedete una cosa? Vabbè. Ciao Artion. Ok, facciamo un po' di gameplay. Allora, io lo sto giocando con Oculus Quest 1 e Virtual Desktop. Il cavo che vedete qui purtroppo è il cavo della corrente, perché per le slot che avete visto all'interno del menu sono varie prove che ho fatto per provare i vari profili Volpox e vedere quale mi trovavo meglio. E mi sono trovato l'Oculus con il 25% di ricarica. Perciò ora sto con il cavo. Allora, il gioco lo potete giocare mouse e tastiera, il joystick dell'Xbox, che di solito uso il joystick dell'Xbox One, o come io ho impostato su Warpox i joystick dell'Oculus. Unico difetto è che se giocate con i tasti, con i joystick dell'Oculus, io non sono riuscito a configurare né la L per l'accendino e né la T per cambiare la mascherina. Quindi quando mi ritroverà con il gioco che mi dice cambia mascherina, lo dovrò fare da tastiera. Poi se c'è, ecco, vengo a farlo apposta, ecco, mi dice di premere L, ma come vedete io L qui non ce l'ho. Se c'è qualcuno che magari, perché io da poco ho cominciato a riprendere o utilizzare Volpox, ma se c'è qualcuno che mi sa di come si cambiano i tasti, perché ci ho perso un po' di tempo per vedere, ma non riuscivo a capire come. Perché io non vorrei andare sulla tastiera e premere la T per cambiare la mascherina, vorrei fare tutto da qui, perché ecco, se metto Map Shift mi compare la G e quindi posso pulire. Invece qua mi compare CTRL che mi serve per abbassarmi, ma non riesco a mettere né la L per l'accendino, né
nelle attive il cambio della mascherina. Ecco, venga a farla qua, stesso a 2. Analogo sinistro premuto, serve per correre. Grilletto sinistro per mirare e l'altro per sparare. Le creature stanno per arrivare. Allora, vediamo un po'. Vediamo di mettere così i joystick, così si riescono a vedere. Oh, cavoli! Vai, Artyon! Facciamoci una bella corsa. Aspetta. La carica ce l'ho. La L per la ricarica. La R per la ricarica ce l'ho. Le altre due? Ne avevo viste tre io. Oh. Ne calibro 50. E non si può usare. Allora, qui dobbiamo fare una bella corsettina. Muoviti, Artyon. Muoviti. Oh, mamma. Devi trovarsi queste creature in VR che ti corrono dietro. Mamma mia. Ok. Mamma mia. Ah, i custodi si chiamano le creature, me l'avevo pure dimenticato. Stanno arrivando gli spartani. Quella sto qui. Resta con me, non l'hanno riprodotto. Ah, poi così male. Ciao, gente. Ma conoscono tutti Artyon. Ah, lo saprà. Che bella cosa, una tosse di sangue. Ciao Anna. Anna? A breve ti ricrederai. Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. No. Ci siamo solo noi. No. Oh no. Stupido testardo! Quante volte dovremmo affrontare la stessa conversazione? Per cui anche
grazie. Una piccola ossessiva. Io. Grazie. Sta là il dottore. No, tranquillo, non succederà più. Ciao, dottore. Stiamo togliendo sangue agli altri. Infatti, se non mi sbaglio, questa è l'ultima volta che ci vediamo. Allora, vediamo un po'. Buonasera. Oh, buonasera a tutti. Ma saluti pure a te, saluti pure a te, a te no. Una settimana dopo. E siamo di nuovo fuori. Pronto, Spartani? Prima del sangue. Vedi, stavolta sei arrivata pure tu. Non ti preoccupare. Quei pipistrelli mi ricordano quello di Fallout 76. Ok, vediamo un po'. Ecco, come vi ho detto, qua si deve cambiare mascherino e non c'è il tasto, devo andare forza dalla tastiera. Devo riuscire a capire come si modificano i tasti per inserirli qua sul logo, sul joystick, premi spazio. Se riesco a capire come mettere i tasti qui, sa di tutto quanto tu sa di. Togliti! Aveva! Allora, vediamo un po'. No, 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 no! Non di qua. Allora, map shift CTRL. Poi andiamo avanti. È una doccia.
Facciamo uno per volta. Non è abbastanza stanco. Uno per volta, Artyom ha detto. Non lo dire che peggio è passato. Ti ho detto non dire che peggio è passato. Oh cavolo. Ok, questo almeno un colpo è morto. Ma do... No, aspetta. MR per ricarica. E ti devo andare a forza da tastiera. Spero che si riescano a vedere i joystick dell'Oculus. Ogni volta che ho provato a mettere Exodus non ho mai sparato a sto branco. Mi chiedo cosa succede se ne provo a sparare uno. Anna, siamo a due di noi, qua ci rimettiamo la pelle. Uno invece è andato sopra. Vabbè, modalità F8 non ci serve. Anna! Non c'è nessuno, se ne sono andati tutti. Anna! Aspettiamo Anna. Anna si fa aspettare. Merda, è troppo alto. Ehi Artyom, aiutami a salire lassù. Merda. Dai, forza. Vai Artyom. Anna, non ti sento più. No. Ma quanto ci abbiamo? Aspetta un attimo. 55 secondi, 54. Ci sei ancora il tempo, vai. No, è un treno fantasma. Vedi che c'è gente fuori dalla galleria? Vedi che c'è? Sì, sì, a piedi. Ci fanno una sorpresina mo questi. Dovevate controllare prima, idioti. Artyom, grazie al cielo. Queste persone sono dell'ANSA, non dell'ordine. Bastardi. Guarda come ti hanno consolato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra mosca? Vostra? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Ma
Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Vedi? Ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma riusciamo a cavarcela. Attimo, ma avevi ragione. Beh, che mo' li uccidono. No. No. Spermi la mascherina da questo. Ok, dobbiamo trovarci solo un medikit. Medikit. Allora, questo lo riusciamo ad utilizzare perché ci dice di premere la Q. La Q basta fare map shift Q. Ed è fatta. L'unica cosa, ecco, come ho detto, rimane sempre la solita, l'accentino e il cambio di G pulisci. G basta fare così, map shift e G. L'unica cosa è la mascherina e l'accentino. Un'altra volta. Quello è l'unico casino. Se riuscite, cioè se qualcuno sa come si modificano i tasti, mi farebbe un piacere. Ok, andiamo a salvare Anna. No, dico no, ci sono due soldati. Attenzione, la piattaforma si sta attivando. Lì c'è il treno che ci andiamo a prendere. Ma ora pensiamo a salvare Anna. Ah, ma che vecchietto quello là che sarà quello che guiderà il treno, vedi? Ci pensiamo noi, ci chiamiamo Yermak. Ciao! Come possono? Che posso fare?
mutante. Certo che hanno fatto un primo piano con sta faccia così grossa. Ok, dai. Ah, se fai il caricamento perciò non me lo dava. Il Mac sta arrivando. Ah, tranquillo. Ok. Allora, è per prendere. Allora, la C dovrebbe essere l'analogo destro. Ok. Ci vediamo dall'altra parte. Vai, vai, vai. Ma non piange. No. Oh cavoli. Thank you.
Yermak. Sì. Ci vediamo dopo. Chi sei? Andrei Ivanovich Yermak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi Duncan. Da lì posso farmi uscire. Mi conoscono, ci arriverò facilmente. Ci stai aiutando, Andrei Ivanovich? Avevo un... Mi sa che te lo spiego dopo. Spero. Ma scappiamo. Allora, visto che ora ci hanno dato pure sia la... Aspetta... La facciamo, vediamo un attimo Anna... Ah... Ok, noi abbiamo ricevuto, oltre alla cappa che già abbiamo, sia una pistola con il silenziatore che un coltello, vediamo un po'. Map shift, ci compaiono i numeri 1 e questo 2, la pistola, il 4 non c'è nulla, il 3 nulla. Non saprei allora come si fa a mettere il coltello, quindi per ora solo 1 e 2, il 3 e il 4 non c'è impostato nulla. Ah, possiamo farlo pure con le frecce direzionali del joystick destro una volta premuto map shift. Ma non mi fa mettere il coltello. Allora, mettiamo questo qui. Ok, gente, spero che vi sia piaciuto Metro Exodus con Volpox in VR. Ci vediamo mercoledì. Ci vediamo martedì con un nuovo gioco in VR. Buonasera a tutti.